una distanza tale che è meglio, no? Diciamo che il device, che ringrazio la dottoressa Granucci, la mamma del dottor Straccia, il dottor Straccia stesso, la famiglia Straccia, per questa donazione che arricchisce l'offerta riabilitativa nell'area vasta 5, in particolare in un ambito che è quello della neuroriabilitazione, che da tanti anni ci trova impegnati in prima linea, perché noi da anni abbiamo così messo su un sistema insieme all'unità operativa di neurologia, la dottoressa Paci, e al gruppo della dottoressa Paci, abbiamo dei posti letto, abbiamo delle attività integrate, delle kit integrate con cui gestiamo pazienti con danno neurologico, e questa va proprio in quella direzione, arricchisce questa offerta riabilitativa in un ambito che è un ambito in cui noi negli anni ci siamo molto spesi, ci siamo molto dedicati. Di che si tratta? Semplicemente, adesso non voglio banalmente, è un sistema che stimola elettricamente le strutture neuromuscolari colpite dal danno centrale, in soggetti che però abbiano un sistema nervoso periferico comunque adeguato. Mi riferisco a pazienti che hanno avuto un ictus, che hanno avuto un trauma cranico, una lesione midollare, una paralisi cerebrale infantile, una sclerosi multipla, quindi pazienti con patologie significative, impegnative. Non è una tecnologia nuova, nuovissima, perché si conosceva in passato, però in passato i device erano poco affidabili, molto grossi, molto poco maneggevoli, quindi di fatto si usava poco proprio perché non c'era questa affidabilità e quindi non erano molto così performanti. Adesso la tecnologia ci offre degli strumenti miniaturizzati, piccolini, chiaramente più costosi ma più efficienti, e quindi ci è sembrato opportuno riproporla. La tecnologia nello specifico correla con un buon recupero, chiaramente nell'ambito di un percorso riabilitativo completo, quindi non è che poi da sola viene utilizzata da sola, ma viene utilizzata nell'ambito di un progetto riabilitativo più ampio, comunque correla con un miglior recupero del ciclo del passo, del cammino, con la velocità del cammino, con una maggiore compliance del paziente all'utilizzo di tutori poi per il piede, quindi è un'apparecchiatura assolutamente che può essere utile in questo frangente e arricchisce appunto l'offerta. Alla donazione è abbinata anche una formazione degli operatori all'utilizzo di questa strumentazione. Parteciperanno naturalmente i medici, parteciperanno i fisioterapisti strutturati e parteciperanno anche gli studenti di fisioterapia per la formazione. Questo è uno sforzo enorme, perché grazie alla lungimiranza del professor Gregori, del rettore dell'Università Politecnica del Marche, ma anche alla volontà, alla determinazione dell'amministratore regionale e della direzione della Cavasta, che ha avuto fortemente questa esperienza, siamo riusciti a ottenerla. Qualifica assolutamente l'area vasta, ci impegna tutti ad essere professionalmente, a crescere professionalmente, perché comunque questi ragazzi ci chiedono tutti i giorni di imparare, quindi è un'esperienza che sicuramente in questo momento di ripartenza ci aiuta a essere più ottimisti, a guardare al futuro con maggiore ottimismo e con maggiore determinazione, con maggiore volontà. Quindi verrà fatto un opportuno corso di formazione e di addestramento all'utilizzo, e speriamo appunto che al di là di quelli che sono la nostra crescita, se ne beneficino soprattutto i pazienti che a noi si rivolgono proprio per i loro bisogni riabilitativi, che noi vorremmo sempre offrire in maniera qualitativamente più alta. Ecco, io direi che non ho altro da dire, magari il parlo mi allungo, non serve. Dati essenziali, ecco, l'aspetto universitario sicuramente rimarcherei che è un aspetto che ci ha fatto bene a tutti, ogni ragazzo ha un tutor, un terapista nostro che diventa tutor, che vi segue. La nostra area vasta si occupa di tante cose, della riabilitazione del pavimento pelvico, della riabilitazione neurologica, quella ortopedica, la riabilitazione respiratoria. Abbiamo delle specialità nell'area vasta 5 di livello, no? La pneumologia, la cardiologia, la riabilitazione cardiologica. Quindi noi ci occupiamo di uno spettro di ambiti riabilitativi molto ampio, per cui un ragazzo in formazione ha qui da noi la possibilità di farsi veramente un'idea un po' generale di quello che sarà poi il lavoro di domani e scegliere magari la specialità dove intenderà poi concentrare un po' i suoi interessi. Abbiamo anche, ve lo dico perché forse magari non è noto, anche un impianto di riabilitazione in acqua che in questo momento per motivi legati al Covid stiamo utilizzando meno, ma che
ci proponiamo di utilizzare, che potrebbe essere veramente una cosa ancora più specifica, più nostra, più vicino, visto che siamo al mare, sì, e vicino alle terme. Un ulteriore elemento di qualità siamo che possiamo... vicino al mare, vicino alle terme, quindi in qualche modo potrebbe fare da volano attività, sì, un po' diversificate. Sì. Bene.